Buongiorno, ringrazio gli amici di Libera per questa occasione e mi presento. Sono Antonio Costa Barbè, candidato sindaco della lista civica Novara Davvero. Una lista che nasce sostanzialmente proprio grazie al web, grazie a Facebook e anche naturalmente grazie alla conoscenza personale che ci sia in una città come Novara, dove in fondo si vive ancora a misura d'uomo. Certo è che l'interazione internetiana ha permesso un colloquio tra persone di età e di estrazioni sociali diverse che magari immediatamente non si conoscevano, ma che hanno potuto dialogare tramite questo mezzo. L'esperienza che fa nascere Novara Davvero, che è una lista di soli cittadini e lo dico absiti ignoria verbis, cioè senza nessuna offesa particolare, esclude i politici di professione, nasce un pochino dall'esperienza del sottoscritto come difensore civico, che per 3 anni e mezzo ha potuto vedere dal basso quali sono le reali esigenze dei cittadini. Il difensore civico è colui che media e mediava, perché adesso la figura è scomparsa, il difensore civico comunale, le esigenze dei cittadini e della pubblica amministrazione, i problemi che potevano sorgere e nascere. Venendo più da vicino ai punti che sono quelli proposti alla mia riflessione da Libera, direi che sono 10 punti che senz'altro io e i miei compagni di cordata possiamo condividere senza alcun problema. Anzi, ci si potrebbe meravigliare del contrario e viene spontaneo chiedersi come mai questi punti, queste riflessioni debbano nascere da un'associazione sostanzialmente fatta di coscienze, di liberi cittadini, piuttosto che non, lo sottolineo ancora, anche se con garbo, da quelli che sono i partiti, quelli che sono sostanzialmente le istituzioni che invece avrebbero, a mio avviso, dovuto porsi come obiettivo primario questi punti, queste riflessioni, ma che spesso li hanno relegati in una terra di oblio. Vorrei invitarvi a riascoltare tutti gli interventi che hanno fatto anche gli altri candidati, gli interventi video che trovate qui a fianco con un semplice click. Ne cito uno in particolare, non perché gli altri non siano interessanti, ma perché mi è rimasto impresso a proposito del punto in cui si parla dei servizi e degli appalti al massimo ribasso, cioè una cosa da evitare naturalmente, la proposta che fa Nicola Afonso che esista un conto corrente unico dove attingere ai soldi per i pagamenti e dove attingere anche ai soldi per la paga dei lavoratori. Questo controllerebbe sicuramente in maniera più consapevole queste situazioni che a volte sono di tale iattura per la città che portano a sprechi e a, come dire, situazioni di contenzioso infinito, un po' di esperienza ce l'ho perché sono avvocato, che sicuramente non giovano ai cittadini. Un'ultima considerazione. In questo tempo di crisi direi che il vostro voto, consapevole, quale che sia, sarà la vostra prima meritata ricchezza. Grazie a tutti e vi auguro una operosa e serena giornata.